Buongiorno a tutti da... Dove siamo? Ricordami come... Dai, ma come si chiama questa spiaggia? Non lo so. Guarda. Buongiorno! Allora, stamane ci siamo sempre svegliati qui, nei pressi di Tarifa, in questa spiaggia bellissima, che è quella sulle mie spalle, tanto tra un po' vi ci porto. Adesso abbiamo finito di fare colazione con Daria, che ha preparato dei super pancake a base di yogurt, dattiri, miele, cereali e qualche... Basta. Qualche... E niente, abbiamo già mangiato, siamo andati a fare una passeggiatina con Sergio e Diego per andare a vedere com'era il mare. Questo ve lo dico perché? Perché adesso io e mio compare Sergio ci riproviamo. Quindi vado a preparare le canne, che per la quarta volta da come siamo arrivati qui a Tarifa, sì. Mi ricordo, ho perso il ci riproviamo, volendo sottolineare che le precedenti volte non è stata causa nostra la mancata acquisizione di pesce fresco, d'accordo? Quindi oggi ci riproviamo perché il mare è più calmo, pare che non ci siano alghe nel punto che abbiamo selezionato, perché siamo già andati in ricognizione, quindi ci aggiorniamo tra un po'. Ah, non ci sono alghe? No, più avanti di là... No, solo questo pezzo qui, lì pare che non ce ne sia. Quindi ci sono pesci? I pesci sì, ci stanno pure di qua. Quindi, allora, c'è il mare piatto, non ci sono alghe. In teoria, adesso i nostri pescatori dovrebbero prendere i pesci. No, se queste condizioni che ho appena descritto sono fedeli alla realtà, assolutamente sì. Bisogna vedere se effettivamente è così. Adesso, non so, ho buttato un occhio. Davide. Io comunque preparo le patate per pranzo. Me la pure i funghi, vanno a male, va. Il pesciolino ci starebbe bene vicino. Ci aggiorniamo tra un po'. Ah, purtroppo non sono potuto andare a pesca perché si è rotto il mulinello, la frizione del mulinello, che in queste ore fortunatamente sono riuscito ad aggiustare, quindi se ne riparla dopo pranzo. Quindi, proprio perché è arrivata l'ora di pranzo, adesso vi porto un attimino a pranzo con noi. Abbiamo ricreato anche qui una piccola comunità, no, scherzi a parte, un gruppo, un bel gruppo di viaggiatori, quindi adesso pranziamo insieme. Borracce, ah, vedi, la testa? Ciao Zoe. Sì. No. Bonjour. Sì, e vivi tu con gallina? Ne fa uno. Sì, però lo fa, cioè natura lo fa. L'ho rubata. Però non correre con la caleca in bocca, amore. Un bacio prima, un bacio. También. Eccolo qui, guardate la larva che ancora dorme alle 10.
guardatelo alle 10 ancora, all'una metteva legna sul fuoco, l'una e mezza, alle 10 ancora dorme il larvone. Oggi pomeriggio qui a Tarifa c'è una giornata uggiosa, giornata perfetta perché pratica kitesurf, spero si riesca ad intravedere lì sull'orizzonte quelle tre vele. Adesso però con Daria e con Zoe, la nostra vicina di casa, stiamo andando con il suo furgoncino a Tarifa, ma disbrigava un po' di roba, solita roba, comprare quello che c'era da comprare, fare quello che c'è da fare. Che guape! Puedo montar? Puedo montar? Devo anche aprirgli la porta! Prego! Princessa! Calma! Entra, entra, princessa, vieni! Non hai freddo così? No. Ok. Con il pantalone. Okay. Con il pantalone si sente okay, guapo. Voy a poner la luz per ver si come si pone il problema elettrica. Sì, perché lei c'ha un problemino elettrico all'impianto elettrico del motore. Praticamente gli si riscalda tantissimo insomma la zona. Vabbè, comunque la facciamo breve, adesso stamattina gli abbiamo messo mano e cerchiamo di capire se il problema persiste. Sì, però come non hai la direzione assistata è un poco complicato e a volte con la manovra tengo miedo di tener un problema con alguien camminando o un coche detrás. Russa, come si dice? Muffli. Vuoi che prendiamo loro a mangiare? Allora, spesa fatta, abbiamo comprato un po' di roba da mangiare, da bere, adesso si rientra, non ho potuto riprendere perché qui sono particolarmente fiscali con le riprese all'interno dei supermercati, da Decathlon abbiamo pure scoperto, quindi non ho potuto riprendere. Comunque adesso con il super furgoncino amarillo di Zoe, sì, si riparte e si rientra al campo base, Tarifa. Buongiorno a tutti, di nuovo da Tarifa, dove siamo ormai al terzo, al quarto, non mi ricordo più, giorno di permanenza. Adesso andiamo un attimo fuori a cercare d'aria perché... sinceramente non so dove sia andata. Tec e tec. Naya. 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 Vieni qui. Dai, vieni. C'è Daria? Eccola qua. Niente, si era ma... no, la stavo buscando, la stavo cercando. Perché? Così. Perché tu mi chiedi? Così. Sin motivo. Guarda che mi esce un po' di sangue. Vabbè, vado a fare una passeggiata. Scusa Coco. Scusa amore. Scusa amore. Dove vuoi andare? A fare una passeggiata. Ma vuole scendere Coco? Dai, vieni amore. Vuoi con te? No, se vuoi, se no se sei occupata no. Aiuta! Andiamo! Naya, qui qui qui! Tocco Naya! Thank you.
proteína. No, questa è tua. Quella è tua, amore. Guarda, Diego. La verdura de color verde es la mejor por la salud. Todo lo que es verde, las feuilles, las hojas, espinaches, también. Y te hace como un queso mórbido. Apriamo il vino? Che facciamo? Dove sta? Allora, guarda oltre a sinistra. No, vai. Vai a sinistra dove c'è. Ecco, c'è un sacchetto bianco in alto a sinistra. Diego. Ciao! Ciao! Vamo! Ciao papà! Dai, questa salsa è buonissima! Come ti gusta? Io! Vai, aspetta, ti faccio fare l'ultimo pezzo! Anzi, prima l'apriamo un attimo! No, è forte! No! Comunque, è stato Diego a tagliare i broccoli, eh! Sì! Bravo! Bravo! Vero? Bravo! 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 Bravo!